Bene, un saluto a tutti quanti i nostri amici di Android Blog 10 Mobile. Quest'oggi stiamo facendo la recensione dell'HTC One Mini. Abbiamo già fatto l'unboxing, quindi direi di non dilungarci troppo sulle specifiche hardware, di passare direttamente alle prove del dispositivo. Dal punto di vista telefonico, la ricezione è ottima, non abbiamo nessun tipo di problema, e anche dal punto di vista della ricezione Wi-Fi, direi che non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Direi quindi di accendere il Wi-Fi, visto che ho visto che si è staccato, e di procedere quindi con le nostre prove. Direi allora di andare a vedere se il GPS è attivo. Direi a fare subito una prova GPS, vediamo un po'. Posizione, sì, il GPS è attivo e allora direi di far partire il GPS, quindi vedere un po' come si comporta il dispositivo con il GPS. Nel frattempo parlerei di autonomia. Direi che il dispositivo, aiutato anche dal fatto che lo schermo non è un Full HD e anche che è presente un processore quad-core e non un dual core, scusate, non quad core, quindi di conseguenza c'è una richiesta energetica un po' minore rispetto ad altri telefoni, quindi riesce a coprirci tranquillamente la giornata. Direi che è ottima anche la navigazione con il GPS. Vedete, su 22 satelliti ne è già agganciati 7, ha già agganciato la posizione. Direi quindi ottimo anche il GPS su questo HTC One Mini. Infatti direi che sono rimasto davvero colpito positivamente da questo dispositivo. Quindi, direi a questo punto, abbiamo già parlato di questo, direi allora andare a parlare di client mail, nessun tipo di problema anche per quanto riguarda il client mail. Vedete come la pagina riesce a vedersi bene, nonostante lo schermo sia piccolino. Naturalmente c'è ancora quel problema di dover andare sempre destra e sinistra, purtroppo ancora risolto su HTC, però devo dire che funziona benissimo, nessun tipo di problema per questo HTC One Mini. Questo HTC One Mini, che praticamente riprende un po' tutta la Sense presente anche sul One, è presente infatti l'HTC Brain Feed e è presente tutta la sorta di menu proprio di HTC One, quindi del grande. Direi allora a questo punto di andare un pochino a parlare di schermo, visto che non è presente qui uno schermo Full HD. Abbiamo uno schermo da 4,3 pollici contro invece i 5 presenti sull'HTC One. Ma ciò nonostante, direi che il dispositivo ha un ottimo schermo, bello, ci permette di anche navigare, poi come andremo a vedere, con estrema semplicità e comodità, nonostante lo schermo è più piccolino. Il nero non è un nerissimo, ma è un buon nero con la scritta bianca. Andando avanti, il bianco invece ci sembra di essere un buon bianco, un buon contrasto con il nero, non tende particolarmente all'azzurrino, magari come altri telefoni, visto che è anche un pochino differente la tecnologia dello schermo. I colori non sono accesissimi, ma direi che sono di buon livello, magari tendenti abbastanza alla realtà. Per quanto riguarda poi qualche foto, magari eccola qui, ecco qua, questa è una foto colorata e di un paesaggio. Guardate come viene vista bene sul dispositivo. Davvero un ottimo schermo, mi è piaciuto subito appena ho preso il dispositivo. Gli FLV vengono letti, gli MKV vengono letti anche i 1080, i 1080p. Andiamo subito a vedercene uno, andiamo anche ad avvicinare un po' la camera. Ci andiamo a vedere quindi un bel 1080p che un attimo di tempo, visto che siamo in streaming, diamogli il tempo di andare a cominciare a leggere il video, ma come vedremo, nessun tipo di problema. Ok, ora si è bloccato, ma semplicemente perché sta caricando l'altro pezzo del video. Eccolo qua, perfetto. Nessun tipo di problema, il video viene visto benissimo. E appunto, nessun tipo di problema su questo HTC One Mini. Per quanto riguarda invece la musica, direi andarci a sentire come sempre ormai Alessandra Stan e andarcela a sentire dalle casse frontali, come praticamente sul fratello grande. Eccolo qua. Guardate che bella musica, guardate che musica corposa, che potenza.
Non siamo sicuramente sui livelli del One, che era ancora più potente, ma siamo su livelli sicuramente superiori rispetto a qualsiasi altro dispositivo mobile che io abbia perlomeno provato. Bene, abbiamo parlato di questo, quindi direi di andare a parlare adesso di fotocamera e browser internet. Parlerei prima di fotocamera, poi andremo a fare la prova sul browser. La fotocamera è praticamente la stessa, con le stesse opzioni che abbiamo sul One. Abbiamo infatti lo scatto, la possibilità di fare il video, poi il flash, HTC Zoe e tutte le impostazioni che sono disponibili anche sul One, quindi stabilizzazione, quindi panorama ampio, HDR, notte, scena, ritaglia, qualità video e quant'altro. Dove in questo caso, per quanto riguarda la qualità video, abbiamo anche il Full HD. Quindi direi una dotazione in camera abbastanza completa. Per quanto riguarda poi le foto, che è quello che sono riuscito a fare con il Mini, guardate questa foto fatta con HTC Zoe, splendida. Le foto vengono bene, soffrono secondo me dello stesso problema di HTC One, cioè che quando praticamente vengono viste su PC e ingrandite soffrono un pochino di rumore, mentre anche le foto che vengono fatte in scarsa luminosità sono di ottimo livello. Direi quindi andarci a vedere un video. Ciao ragazzi, stiamo realizzando questo video con l'HTC One Mini. Oggi è una giornata un po' brutta, un po' piovosa qui da me, quindi direi che è meglio rimanere un po' più indietro rispetto al solito. Proviamo quindi anche lo zoom per vedere un po' come lo fa il dispositivo. Andiamo un pochino indietro, direi che lo zoom non sgrana particolarmente, magari già a questa distanza. Vediamo anche poi l'adattamento alle condizioni di luce. Quindi questo era il video con l'HTC One Mini. Anche i video in Full HD direi che sono più che sufficienti, mi sono piaciuti. Certo, non siamo magari a delle qualità eccelse, ma sia i video anche le foto siamo su buoni livelli, dai, non prendiamoci in giro. Poi, per quanto riguarda invece il browser, direi andare subito su The Verge, e nel frattempo che sta caricando The Verge gli facciamo caricare anche Android Blog, così lo stressiamo ancora di più e vedrete che il dispositivo non avrà alcun tipo di problema. Davvero fluido, vediamo nel frattempo, sì, The Verge è già arrivato, apriamo Android Blog, nel frattempo andiamo a riaprire di qua The Verge, guardate come il telefono è fluido, come praticamente il fratello maggiore, quando avrà a fare anche eventuali zoom, in e out, nessun problema, anche lo scrolling, nessun problema su un sito come The Verge, che è pesante, nel frattempo è stata aperta già un'altra scheda che sta caricando, e anche il doppio tap è perfetto, proprio come sullo One, grande. Direi quindi ottimo, il browser di HTC nel frattempo è stato caricato, anche ora sta caricando, scusatemi, ma è arrivato, eccolo qua, Android Blog, anche in questo caso nessun tipo di problema, anche il doppio tap funziona perfettamente. Ottimo, quindi il browser di HTC One Mini. Poi volevo fare con voi una ulteriore prova per vedere se il dispositivo mi leggeva dei drive USB. Vediamo un po' se me li legge. Cosa è successo? Telefono da host USB. Perfetto, memoria USB pronta. Quindi ci dà la possibilità anche di andare a leggere la chiavetta. Quindi poi basterà andare in dove praticamente abbiamo il file manager. Bisognerà trovarlo. Ora vediamo dove è andato a finire. Forse si è messo nelle cartelle di preinstallate, diciamo, di HTC, oppure dobbiamo scaricarlo. Strumenti, sarà da queste parti qui. Dashboard, generatori, configurazione, calcolatrice, meteo. Direi che si è andato a nascondere. Era da qualche parte, altrimenti lo scarichiamo tranquillamente dal market.
come Astro o altri file manager. Insomma, comunque, con un file manager si riesce a vedere tranquillamente il contenuto della chiavetta. Ora, non dilunghiamoci ulteriormente. Quindi, direi che abbiamo visto praticamente tutto. Direi semplicemente di andare a vedere allora come funziona Asphalt su questo dispositivo. Infine, chiuderemo il discorso un attimo sulla quantità di memoria. Vi faccio vedere qualcosa in impostazioni e poi diamo il nostro concetto finale, diciamo, la nostra risoluzione finale riguardo il dispositivo. Bene, detto questo, allora abbassiamo un pochino l'audio visto che è bello potente. Non ho potuto scaricare Asphalt 8 perché non è disponibile per l'HTC One Mini. Direi quindi di andare a giocare. E come vedremo, il dispositivo non ha davvero alcun tipo di problema, sia di caricamento sia di giocabilità. Eccoci che siamo pronti a partire. Ecco qua, nessun tipo di problema, vedete come il telefono sia fluido, nessun tipo di problema, risponde perfettamente alle mie sterzate, anche gli angoli di visione, già che ci stiamo, parliamo anche di questo, direi che sono più che ottimi, guardate qui, e quindi direi che il dispositivo ci permette di giocare tranquillamente a dei titoli importanti senza alcun tipo di problema. Infine, l'unica cosa che volevo farvi vedere è semplicemente nelle impostazioni la quantità di memoria. Eccola qui, memoria. Allora abbiamo 16 giga effettivi per fortuna, non magari mangiati dal sistema operativo che è installato sulla stessa memoria. Quindi 16 giga sono effettivi, però sappiate che non sono espandibili, quindi a voi, se vi bastano, almeno sappiate che se compare un HTC One Mini o un HTC One, questo succede anche nel fratello grande, sono 16 giga effettivi. Direi quindi allora che per la nostra recensione è un po' tutto. Questo prodotto mi è piaciuto davvero tanto, particolarmente soprattutto per il form factor che riprende qui il One con questa finitura in alluminio, forse solo questa barra laterale che per quello tutto il telefono mi è piaciuta un pochino di meno, ma direi che siamo comunque su un telefono di una certa classe. Bello, compatto, leggero, ergonomico e soprattutto non si riduce a delle prestazioni importanti, nonostante un hardware che sembrerebbe un pochino al di sotto. Il prezzo siamo intorno ai 350 euro, quindi un prezzo anche alla fine direi piuttosto abbordabile visti i prezzi attuali dei dispositivi. Complimenti ad HTC perché ha sfornato un altro dispositivo, in questo caso il minore del One, il One Mini, davvero di grande livello. Per Android Plug Edge Mobile, Mauro degli Innocenti. Ciao!